Il significato moderno del termine civiltà iniziò a prendere forma durante il Rinascimento e precisamente quando gli intellettuali europei presero coscienza della differenza tra il proprio modo di vita, quello delle popolazioni extraeuropee e quello dell'età antica. E così fino agli anni 50 del secolo scorso. Quindi per 500 anni lingua, architettura e alimentazione sono state le espressioni universali più efficaci per identificare una civiltà. Per 500 anni ogni territorio ha riaffermato il lessico della sua lingua, originata da una delle 100 lingue vive, a loro volta riconducibili alle 20 famiglie primigenie. Per 500 anni ogni territorio ha confermato i codici della sua architettura, derivati dalla tradizione costruttiva messa a punto attraverso l'utilizzo dei materiali edilizi locali. Per 500 anni ogni territorio ha ripetuto i riti della sua alimentazione. I prodotti erano quelli coltivati in loco, le tecniche di trasformazione così come ereditate dalla tradizione, i processi di preparazione in cucina, tramandati da madre in figlia. Ma a partire dagli anni 50 si interrompe questo rapporto virtuoso tra la civiltà e le sue tre espressioni più identificative. Inizia a farsi strada una lingua unica, dominante. Si decide di aderire ad uno stile architettonico internazionale. Cominciano ad apparire sulla tavola piatti esotici e prodotti fuori stagione. Una revisione del termine civiltà che ancora ci investe, tra l'indifferenza, la rassegnazione e la strategia premeditata. Ma subito dalla tavola un segnale di dissenso. In una calda serata di luglio del 1953, un gruppo di una ventina di amici si riunisce nell'hotel Diana di Milano per decidere che quell'idea di Orio Vergani di salvaguardare le tradizioni della cucina italiana andava subito messa in atto. Insieme ad Orio, Buzzati, Ponti, Villani, Visconti, Mondadori e tanti altri. Nasceva in quel momento dal Gotha nazionale l'Accademia Italiana della Cucina. Sono passati oltre 60 anni da quel 1953. Gli amici lungimiranti nel frattempo sono diventati oltre 7.000. I gruppi, ora delegazioni, 290 e i sostenitori della cucina tradizionale italiana presenti sull'intero pianeta. Una grande idea in controtendenza. Salvaguardare insieme alle tradizioni della cucina italiana la cultura della civiltà della tavola. Ripartendo da quel concetto di civiltà che aveva iniziato a prendere forma durante il nostro Rinascimento.